Sì, la partita l'ho vista, beh, al di là del Benevento, di una squadra che sta facendo bene, ma al di là di questo sto lavorando molto sui concetti nostri, sui 3-4 concetti che dobbiamo migliorarci. Devo dire, onestamente, c'è stato un miglioramento sotto questo aspetto, sulla transizione positiva-negativa. Al di là di questo, è ovvio che abbiamo lavorato sulle giocate loro, ma onestamente la cosa che mi preoccupa di più sono i nostri, no? Abbiamo lavorato anche sugli errori che noi abbiamo commesso con la partita con l'Ascoli, dove dobbiamo migliorare, e credo che, ecco, alla rosa a disposizione al completo, devo dire bene, abbiamo provato un modo di saper stare in campo diverso, un modo di saper affrontare un avversario come si deve. Sono convinto che, ecco, al di là, e devo ringraziare anche l'aiuto del nostro pubblico che ci è venuto a incitare ieri, ci tengo in modo particolare a ringraziarlo. L'appartenenza alla maglia, come ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti, e dobbiamo uscirne fuori da questa situazione che, secondo me, ecco, solo attraverso il lavoro, attraverso il gioco, attraverso gli errori, a commettere meno errori possibile e cercare di arrivare più immediatamente verso la porta avversaria. Ecco Walter, il campionato finora ha detto che si scontrano due squadre che hanno due obiettivi completamente diversi, una addirittura costruita e proiettata verso la promozione diretta in Serie A, perché se la sta giocando con Frosinone e Verona, e un'altra purtroppo l'Avellino impegolata nei bassi fondi della classifica. Ecco, cosa dovrà fare l'Avellino sul campo per poter annullare questo gap? Intanto a vincere i propri duelli, no? E al di là di questo, come hai detto tu, incontriamo una squadra lottata per un certo traguardo e una squadra che è caduta. Dobbiamo cercare di ricostruire un attimino un po' tutto, un mosaico importante, perché io credo che, al di là di questo, l'Avellino ha dei giocatori di qualità, di metterli in condizioni di poter dare il meglio che finora non hanno potuto dare. Non capisco, non so il perché ho molto rispetto, ripeto, delle persone che sono state prima. È ovvio, se sono qua, devo cercare di ottimizzare le loro qualità. Mister, buongiorno. Aveva detto in fase di presentazione che questa squadra aveva bisogno di certezze anche da un punto di vista estremamente tattico. A tal proposito, lei ha trovato Gilai in fase difensiva. Lo vedremo in difesa, lo vedremo a centrocampo nel suo ruolo naturale oppure no? Intanto abbiamo visto Gidai in condizione nettamente migliorata rispetto al passato, rispetto alla settimana scorsa. Devo dire che è un giocatore che può giocare a metà campo e anche indietro, ecco, un giocatore che parla. Ecco, questo, vorrei tanto che loro si aiutassero anche nel linguaggio, no? Perché abbiamo parecchi ragazzi giovani che capiscono un po' o no l'italiano. Però io credo che il verbo è soltanto uno, quello di il pallone aiuta il linguaggio in una maniera molto semplice. Però devo dire che Gedai è un giocatore importante, un giocatore che ci tiene all'appartenenza della maglia, un giocatore che intanto fisicamente è migliorato nettamente. Vediamo domani dove giocherà. Ciao. Intanto ho visto uno spirito diverso, una determinazione diversa. Io mi sento adesso l'allenatore al 3000% dell'Avellino. Ho trasmesso e per me è importante qui, è importante far capire a loro che questa squadra ha una tradizione, ha una impagabile rispetto alle altre.
Cosa ho visto? Ho visto uno spirito diverso, uno spirito importante, uno spirito che piace a me, è una squadra che deve sapere stare sul campo. Quello, ho visto dei miglioramenti, nettamente, anche mentalmente. Ho visto, quando dico spirito, veramente quello che piace a me. Mister, una curiosità, visto che noi abbiamo problemi sugli esterni difensivi, ha studiato qualcosa tatticamente per bloccare i loro due esterni attaccanti? Beh, ovvio, come ho detto prima a un suo collega, che non, io sono uno che guarda anche molto l'avversario e abbiamo lavorato su questo. Io penso che loro devono lavorare anche, devono lavorare anche sui nostri, perché abbiamo dei nostri che hanno delle qualità importanti. Ma ha studiato anche qualcosa sui calci piazzati, visto che qualche difficoltà noi ce l'abbiamo in difesa sulle parti inattive, mentre loro sulle parti inattive hanno un paio di calciatori che potrebbero... Sì, hanno, come ha detto lei giustamente, hanno dei... come Lucione, come Padella, sono molto bravi nel saltare. No, noi abbiamo lavorato anche su questo, abbiamo lavorato. Quando dico che c'è uno spirito diverso, io sono uno che lavora molto, sono uno che vuole, pretende molto della fase di transizione positiva e negativa, intendo dire nella fase di costruzione e nella fase quando si costruisce. Noi dobbiamo fare le marcature cosiddette preventive, ecco, in termini. Giusto per curiosità, non è che finirà che rilasceremo sempre uomo contro uomo sugli esterni difensivi? Ma delle volte si gioca anche uomo contro uomo, non bisogna aver paura, perché sennò allora non bisogna andare, perché delle volte con una squadra che gioca quel 4-3-3 alzano gli interni e giochi uomo contro uomo dietro delle volte. Beh, come no? Vada a vedere. Ci vorrebbe il centrocampo che stringe gli spazi. Bravissimo. Bravissimo. Si vede che lei è uscito da Coverciano, dobbiamo chiudere gli spazi. Non ho. Può alzare un attimo la voce, non la sente. In settimana ha provato la intervenzione. Sì. Ma io credo che il calcio ha bisogno di certezza, non di improvvisazione. Io non sono uno che improvvisa. Io sono un allenatore che ha esperienza e un allenatore che sa quello che vuole. Io credo che l'allenatore deve dare delle certezze, non dell'improvvisazione. E l'ASIC, io ci ho parlato con lui, abbiamo anche provato questo. È un giocatore che può fare anche il destro e può fare anche diciamo il terzo di metà campo. Abbiamo lavorato su questo, ma come ho detto prima, io do certezze, non vado a improvvisazione. Mister, buongiorno. Le volevo chiedere, considerando il periodo dell'Avellino, un derby, una partita così importante, che era nel momento migliore oppure peggiore, poi che cosa avete visto del Benevento e come intende approcciare il match? Ma io ho molto rispetto del Benevento, come d'altronde è un derby questo, è una partita particolare, sentita da parte di tutti, ma noi ci servono i punti per recuperare al di là del derby. Come intendo affrontarlo? Nella maniera migliore, nello spirito, nella cattiveria agonistica, intendo dire. E delle giocate importanti, perché ormai sono quasi 10 giorni che sono qua e sono, come ho visto, come ho detto prima a un suo collega, lo spirito è molto diverso. Mister, buongiorno. Lei nel giorno della presentazione ha detto il 4-4-2 è il modulo con cui ho vinto tanto, ma non è un dogma. Allora mi chiedo se il 4-3-3 può essere una soluzione, anche perché il Benevento gioca così. Domande al primo minuto e poi su Paghera, è stata la grande sorpresa nel suo primo 11 titolare.
se insomma la coppia con Angelo. Ma io ho detto ho vinto quel 4-4-2, ma durante la partita faccio anche un 4-3-3 che mi piace anche lo stesso il 4-3-3, ma bisogna saperlo applicare il 4-3-3, bisogna far inserire gli interni e devo dire che loro possono farlo anche quello. Al di là di Baghera, Baghera è un giocatore che ha qualità, un giocatore che ha le giocate, è un giocatore importante, un giocatore che se sta bene è un giocatore che ci può dare una grande mano. Mai con palla in avanti, questo penso che lei l'avrà notato, l'ho visto molto nelle cose in panchina quando facevo questi in campo sabato scorso. Come pensa di affrontarlo? Ma io vivo la partita, non sono nervoso, la vivo perché la sento come tutti dal resto. È chiaro che, come ho detto prima, noi dobbiamo cercare di migliorare e cercare di ottimizzare il meglio possibile e poi di ottenere il risultato, perché io sono convinto che questa squadra ha delle qualità e se sono sereni possono, e dipende da me dargli questa serenità, ma la serenità viene dalle certezze in cui ci sto lavorando, ecco. Ecco, mister, ovvero che sta facendo un po' di pretattica, come giusto ma no, pretattica. Però anche dal punto di vista, se vuole la formazione, io non ma no, io penso che non, a me non mi spaventa niente, non mi spaventa niente. Prego. A proposito, però, le volevo chiedere la posizione di Castaldo. Abbiamo visto che in difficoltà da un punto di vista estremamente fisico viene appunto da un infortunio non da poco, la rottura di due costole, però viene considerato un po' da tutti, dalla tifoseria, quello che potrebbe essere l'uomo derby. Abbiamo visto che c'è un Camarà invece in ottime condizioni, sarà ballottaggio per la rottura. Ma è Moculo, dove lo mettiamo? Va bene, vediamo domani.